Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su Ivan Gamesport. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video. Vi vado a fare la mia reazione ai convocati di Luciano Spalletti, stavo per dire Roberto Mancini, comunque Luciano Spalletti per le due amichevoli dell'Italia questa settimana, che praticamente c'è la sosta dalla Serie A, ragazzi, per le due amichevoli negli Stati Uniti d'America contro, se non sbaglio, Ecuador e Venezuela. Ma come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Iscrivendovi, attivando la campanella, quando pubblico video vi spunta una feed, una notifica, basta premere, siete subito qui all'interno del mio contenuto, ragazzi. Quindi vi raccomando, iscrivetevi, così veramente non perdete nulla e mi supportate veramente al massimo. Se lo volete fare, fatelo e vi ringrazio veramente tantissimo a chi l'ha fatto e chi già lo farà nei prossimi giorni. E niente ragazzuoli, vi ricordo di attivare la campanella così non vi perdete nessun video, tutti i video escono ogni giorno alle ore 13, all'ora di pranzo, e non vi perdete neanche uno shorts su notizie di mercato, post match e tante altre news che escono ogni giorno dalle ore 10 alle ore 19 di sera. Allora partiamo subito, convocati Spalletti. Mi dovrebbe spuntare immediatamente. Eccola qua, ovviamente ragazzi contro Venezuela ed Ecuador, giusto. Luciano Spalletti ha convocato Gianluca Mancini al posto di Francesco Acerbi, che vi invito a vedere il video di ieri per sapere un po' del Francesco Acerbi cosa è successo, che ha lasciato il ritiro dopo aver fornito a GT e compagna sulla questione dell'episodio con Come Gesù durante Inter Napoli. Di seguito l'elenco dei convocati con le tre novità che adesso vi andrò a dire. Dopo la qualificazione a Euro 2024, la nazionale partirà per la tournée americana, nella quale affronterà il Venezuela il 21 marzo e l'Ecuador il 24. Allora, Mancini al posto di Acerbi, Acerbi nel ritiro della nazionale spiegato al CT e ai compagni, come previsto dalla politica interna, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata da Concesus, dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che giustizia sportiva faccia il suo corso, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista, ma si è comunque convenuto di escludere dalla lista dei convocati per garantire la necessaria serenità a tutte le parti in causa. Al suo posto è stato chiamato, come detto, Gianluca Mancini, difensore e capitano della Roma. Partiamo immediatamente. Ovviamente i convocati sono Gianluigi Donnarumma, che comunque ci può stare. Sono ben quattro i portieri, quindi Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, portiere invece anche del Tottenham, Vicario, portiere del Napoli, Meret, e portiere dell'Atalanta, Carnesecchi. Già sono stati fatti due portieri super fuori, che sono secondo me Provedel più forte di Meret e Di Gregorio più forte di Carnesecchi. Ma comunque, mettiamola così. Difensori, Mancini proprio perché ha preso il posto di Acerbi, e Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, Raul Bellanova, debutto assoluto nell'Italia, terzino esterno alto destro del Torino, buongiorno, ottima stagione col Torino quest'anno. Andrea Cambiaso sta facendo un'ottima stagione anche lui, della Juve, esterno alto sinistra, destro entrambi. Matteo Darmian, esterno destro, difensore centrale dell'Inter. Di Lorenzo, terzino destro e capitano del Napoli. Di Marco, esterno sinistro, difensore anche abbastanza bravo, centrale di terzino sinistro dell'Inter. E anche, infine, Scalvini, difensore centrale dell'Atalanta, e Udogi, difensore terzino sinistro del Tottenham. Quindi al momento sono tanti i difensori, che poi ragazzi, dopo che vi andrò a dire tutti i convocati, vi faccio anche una piccola formazione, una formazione che potrebbe andare a provare anche per Euro 2024 il buon Luciano Spalletti. Centrocampisti: Barella, centrocampista dell'Inter, Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, Foloruscio del Verona, debutto assoluto anche per lui, come Bellanova e un altro che vi andrò a dire dopo, debutto assoluto con l'Italia. Frattesi, centrocampista dell'Inter, Jorginho, playmaker e ormai ovviamente dell'Arsenal, Locatelli, playmaker anche lui della Juventus, Pellegrini che sta facendo un'ottima parte di stagione da quando è venuto De Rossi alla Roma, centrocampista della Roma e anche capitano. Questi qua sono i centrocampisti che sono leggermente pochi, anche qualcuno in questo caso è stato fatto fuori. Nei difensori non è stato fatto realmente fuori, secondo me, nessuno, oltre sì a Biraghi che poteva essere convocato, Spinazzola
che poteva essere convocato Calabria, che poteva essere convocato Gatti, che poteva essere convocato, boh, non lo so. In centrocampo qualcuno che è stato fatto fuori, in realtà c'è, se ci fate caso. Per esempio, se è vero, Verratti non è stato convocato, e ci può pure stare, non è stato convocato neanche. Bonaventura è stato convocato? Sì, Bonaventura sì, quindi non mi pare che ci sia qualcuno di realmente forte, forte, fortissimo che non è stato convocato da parte del. Non mi pare. Attaccanti, partiamo con gli attaccanti che sono Federico Chiesa, attaccante alla destra e sinistra della Juventus. Luca, lui la terza novità assoluta, come detto, assieme a Folorunshow. E buongiorno, ovviamente sono le tre novità assolute per questa Italia. Luca, attaccante centrale dell'Udinese. Orsolini, trequartista, attaccante falso 9 del Bologna. Raspadori, attaccante falso 9 alla sinistra e alla destra del Napoli. Matteo Retegui, che sta facendo un'ottima stagione con il Genova, quindi ci può pure stare attaccante, come detto, del Genova. Zaccagni, che non sta facendo una bella stagione, io realmente non lo avrei convocato. E Zaniolo, non capisco perché ci sia Zaccagni e non Politano, onestamente. Un Politano è stato fatto fuori e non capisco perché, non c'è neanche Ciro Immobile, non capisco perché. Alcune cose non mi sono piaciute di queste convocazioni, ovviamente ci sono sempre coloro che diranno qualcosa e io vi dico anche la mia perché non è un'ottima cosa. E vi faccio una mia formazione che è un 3-5-2 che secondo me Spalletti potrebbe andare a mettere per almeno una di queste due amichevoli che si andranno a svolgere tra il 17 e il 24 marzo. Allora partiamo dalla porta, io ovviamente scelgo sempre al momento Donnarumma, quindi Donnarumma in porta, e difesa a 3 composta da Bastoni, Darmian, e darei un'occasione dal primo minuto anche per Buongiorno, quindi Buongiorno asse centrale, Darmian braccetto di destra, Bastoni braccetto di sinistra, esterno sinistro Di Marco, esterno destro Di Lorenzo. I tre centrocampisti centrali dovrebbero essere Barella, Pellegrini come mezzale, e playmaker uno tra Jorginho e Locatelli. E infine, come punte centrali, andrei a mettere ovviamente Federico Chiesa, che al momento lo vedo meglio di tutti, e anche il buon Retegui, ragazzi. Secondo me potrebbe essere una buona formazione da andare a provare contro, secondo me, alla fine anche una squadra abbastanza tosta, quella dell'Ecuador, che alla fine il suo lo fa in Copa America, nella parte americana. Secondo me la loro parte la fanno. Se avesse convocato anche Politano, io vi dicevo al posto di Lorenzo, andavo a mettere Politano, io l'avrei convocato anche al posto di Zaniolo, se volevi per forza convocare Zaccagni. Avrei convocato anche Immobile al posto di uno tra Zaccagni e Zaniolo e l'avrei messo punta centrale assieme a Federico Chiesa. Ditevi la vostra questo tre commenti, vi ricordo ovviamente che Berardi, ragazzi, non c'è per quel lungo infortunio. E ditemi la vostra qui sotto nei commenti, noi ragazzi ci vediamo direttamente domani con un nuovissimo video post match domani tra Inter e Napoli e niente ragazzi, ciao ciao!